Grazie a Comin per questa presentazione così interessante. Io devo dire che ho trovato che quello che Lucia ha detto è molto importante sul piano anche delle cose che dobbiamo sviluppare in questa giornata. Sono d'accordo con l'idea che siamo aggrediti da un eccesso di informazione. Usiamo un'espressione, uso un'espressione anche più forte di quello che lui abbia detto, e che c'è il problema di dare una gerarchia all'informazione che noi riceviamo giorno per giorno. Non sono sicuro che la gerarchia di questa informazione venga realizzata attraverso, ossia trovi una risposta nei social network, perché questi sono certamente importanti, ma li vedo più come un modo di organizzare diciamo una forma di interazione tra gruppi che si sentono più delle volte omogenei, o qualche volta non lo sono, ma non necessariamente sono capaci di mettere ordine in questo mare di informazioni su cui noi tutti viviamo e su cui tutti noi cerchiamo di orientarci. Credo che proprio aver dedicato questa giornata a questo tema, il tema dei social networks, sia stata una scelta importante in proprio nella direzione di dare una spiegazione di questo mondo che ormai è diventato un mondo decisivo rispetto al sistema dell'informazione, e sono d'accordo con Comin che forse è anche un poco tardi, se vogliamo, rispetto a quanto è cresciuta questa questione, ma noi siamo convinti che i temi che abbiamo affrontato via via ogni anno hanno consentito poi di arrivare a questo tema con quella forma di condivisione e di partecipazione di tutti quelli che oggi saranno al tavolo, che altrimenti difficilmente ci sarebbe stata. Io tengo molto a ringraziare l'Enel per l'ospitalità, ma soprattutto per la partecipazione di principio al progetto che vede la nostra istituzione impegnata in un master di economia e gestione della comunicazione dei media e vede tanti partner istituzionali presenti, e credo che questa occasione consenta di mettere in evidenza proprio questa volontà che la nostra attività ha sempre cercato di realizzare, cioè di mettere sul tavolo i problemi, avere un gruppo di docenti che sia molto attento a quello che capita nel mondo reale, avere delle istituzioni partecipi di una vicenda che non è facile da governare, perché è in continuo, straordinario, importante cambiamento. Credo che proprio oggi lo vediamo, questo straordinario cambiamento, lo vediamo e dobbiamo, come dicevo prima, questa iniziativa ha una decisione che è stata presa insieme ai partner e che ci porta a sviluppare un tema che da tempo sta nelle nostre aule, ma che poi viene in questa sala grazie alla così l'iniziativa e l'attività che hanno messo in campo il professor Cherubini, la professoressa Pattuglia e tutti i collaboratori che hanno aiutato questa impresa. Li ringrazio, come ringrazio tutti i partner che hanno lavorato e durante l'anno per il master e in questa occasione per portare avanti questo ragionamento. Ora, io credo che ci sia da fare qualche riflessione su la questione in generale che fa nascere poi il tema dei social network, e cioè l'internet economy. L'internet economy ha avuto attenzione da parte degli economisti da molto tempo e ha avuto anche
una grande attenzione non solo sul piano della misura del fenomeno, perché ormai l'internet economy viene stimata 2% dell'economia, secondo delle stime di un rapporto fatto dalla Boston Consulting Group che si chiama rapporto o fattore internet. Gli economisti se ne occupano anche sul piano dei comportamenti, perché se economia è il risultato dei comportamenti di ciascun individuo che, mettendo insieme agli altri i propri interessi, realizza poi il risultato del funzionamento dell'economia, io credo che occorre andare ai fondamenti del comportamento per rendersi conto di quanto poi questi comportamenti si riflettano nelle attività dei social networks. Questa disciplina si chiama neuroeconomics, proprio per dire che i fondamenti del comportamento del consumatore stanno nei nostri neuroni, stanno nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di decidere. E credo che sarebbe interessante molto di mettere in rapporto i risultati e le analisi, che sono analisi, attenzione, non di principio soltanto, ma analisi empiriche sui comportamenti del consumatore basata sulla neuroeconomics, con i comportamenti che si realizzano dentro i gruppi e i networks. Perché io sono convinto che l'idea che ci siano dei social media, è vero che concorre a determinare le scelte del consumatore, ma è anche vero che non necessariamente concorre a renderle più efficienti, perché se dobbiamo fare un viaggio e ci rivolgiamo a un social network che sia legato al tema del turismo, noi andiamo a vedere quali sono i migliori operatori, quali sono i migliori alberghi, che cosa ci fa decidere l'una o l'altra cosa? Ce lo fa decidere la prevalenza dei consensi rispetto a una o l'altra soluzione. Ora, questo, credo che ciascuno abbia fatto questa esperienza, non necessariamente produce il risultato che noi ci aspettiamo, ma non perché ci sia qualche informazione sbagliata o in malafede, semplicemente perché quel gruppo che dà l'informazione è un gruppo che non necessariamente ha i nostri stessi giudizi di valore. E questo è un punto molto importante, perché altrimenti tendiamo a ritenere che social network sia una risposta a un consumo più informato e più efficiente, quando non necessariamente è così. Lo può essere, ma in condizioni che vedano la verifica di quello che ha il significato e il contenuto dell'informazione che riceviamo. L'informazione, si sa, è decisiva in economia, e credo che questa informazione finisce per non essere quella necessariamente che vogliamo, a meno che nel prossimo futuro non ci sia un'evoluzione, che io penso ci sarà, dei social media verso una definizione più chiara di quelle che sono, diciamo, le basi informative che nascono dai singoli social media. E d'altro canto i social media finiscono, come tutti sappiamo, sempre più per essere diversificati, tant'è che si dice che l'internet in generale e i social network diventano sempre più caratterizzati da un contenuto che è un contenuto di nicchia, cioè a dire ci sono tante nicchie che corrispondono poi a un sistema informativo complessivo.